Amici di Lario Sport, buonasera, ben ritrovati, puntata di Bar Lario Sport di lunedì 29 luglio 2019, ultima prima della sosta, quindi dopo andremo in vacanza. Do subito il benvenuto agli ospiti di questa puntata che, come avete letto sui nostri canali social, sono, parto dal più anziano in grado, Ferruccio Della Valle, direttore generale del Castello Città di Cantù. Ciao Ferri, ben Ciao a tutti e ritrovato, buonasera a benvenuto. tutti. E Claudio Piria, che è il nuovo allenatore del Castello Città di Cantù, appunto abbiamo promosso la squadra di promozione, con la quale poi parleremo appunto della squadra, della prossima stagione, di tutto quello. Ridi, perché ridi, Claudio? No, no, no. Saluto anche Luca Binda della redazione di Lario Sport, al quale passo subito la parola perché prima di arrivare a parlare di Castello, come di consueto, facciamo un punto su quello, sul Como, ok? Perché è stato un fine settimana particolare, Da partire dall'ingaggio di Simone Dragati, che è il ritorno che i tifosi aspettavano tanto, anche se ancora non ha giocato una missione, che è stata giocata contro gli svizzeri di Lugano Paradiso di Jacoris Wilfahin. Un 4-2 che ha fatto vedere delle buone cose in attacco, ancora magari qualche problemino in difesa. E infatti, a proposito di difesa, sembrerebbe che insomma, per concludere la rosa, manchino ancora due difensori, forse anche un attaccante. In prova ha giocato Buonanotte, ha giocato dal tredicesimo secondo tempo, potrebbe essere uno dei nuovi uno dei innesti. difensori. Sì. A livello di mercato, appunto, preso Gann. Centrocampo mi sembra che sia un buon centrocampo. In difesa credo che qualcosa vada sistemato, diciamo. In attacco, bene, è arrivato È arrivato, Ganzel. ricordiamo, con specialità del marocchino Hamaidat, Esatto, potrebbe servire qualche ritocco, rincalco, diciamo così, però bene o male quasi ci siamo, forse la difesa. State seguendo il Como, siete talmente presi, dico soprattutto a te, Ferri, perché immagino, insomma, con l'attività non solo di prima squadra, il tempo e tutto, o poi dai sempre un occhio. sicuramente il Como per me fa parte un po' anche della mia storia, nel senso Perché che hai anche collaborato ho nella mia collaborato squadra. per tanti anni, ho imparato, diciamo, il lavoro d'allenatore di fianco a Tosetti, forse vivo a vedere i suoi allenamenti, ho preso i miei calzettoni Anche tu ti anche lui da scarpeni, Tosetti. anche tu ti Sì, scarpeni, ah, assolutamente. ok. No, beh, quella dovrebbe essere la regola, però oggi come oggi. Però quella era una regola importante che il mister faceva rispettare a tutti perché era sinonimo di serietà. Lo chiedo a te, lo chiedo sempre con i nostri occhi, perché è un argomento che a me interessa e voglio sentire un po' il parere degli addetti ai lavori. Quanto è importante avere una società come il Como, i professionisti, per tutto il movimento del calcio dilettante e giovanile fuori scuola? Sicuramente è importantissimo, nel senso che è un richiamo per lo sport. Poi ovviamente le società dilettantistiche territoriali dovrebbero collaborare con la società principale. Magari non è il nostro caso, visto che noi abbiamo Voi avete una adesso una collaborazione con la collaborazione. Ragazzi, Quadio o Quadio? Quadio. Quadio, Corbetta, Soldi e Tognolo, quattro ragazzi che avevi tu l'anno scorso in porta, che sono stati, diciamo, aggregati, promossi in prima squadra. Adesso bisogna capire se resteranno tutti. Ci stanno, volevo appunto un tuo parere su questi ragazzi che conosci, che hai allenato l'anno scorso, possono dire la loro in Serie C. Allora, ci stanno, lasciamo decidere insieme. Io passo a parlare per cosa che ho visto l'anno scorso, sicuramente questi. Sicuramente si sono meritati questa giornata e la possibilità di questo. Entrare nello stadio dove da piccolo
certo. La squadra migliore. Sei contento quindi insomma di quello che c'è stato? Sì, diciamo. Sono contento di quello che c'è stato, anzi colgo l'occasione di poi fare un grosso in bocca al lupo al nuovo staff del settore giovanile. Alcuni di quelli che hanno lavorato, con cui ho avuto la fortuna di lavorare, quindi Mario D'Arcangelo, il team manager, piuttosto che il dottor Bertolini, sono ancora lì e auguro a loro, a Giancarlo Centi, i migliori auguri per una grande rifondazione, una ripartenza di un settore giovanile importante come il Comune merita di avere. Cioè. Va bene, dai, chiudiamo la parentesi Como, capitolo Como, passiamo ai dilettanti, passiamo a fare un punto sull'eccellenza, quali sono stati i movimenti degli ultimi giorni. In realtà, a proposito di eccellenza, parlando di Mariano, ci sono due giovani, il presidente Mariano, uno è un ex Como, Rollo, e poi c'è un ex Monza, Betonte. E questi sono i primi due acquisti ufficiali del Mariano, che dopo qualche cessione sta iniziando a muoversi anche Mariano con, che, con le entrate. Chiedo appunto un parere, un commento a Ferruccio. Mariano che sta facendo un po' fatica a fare la squadra, la prima squadra, ok? Mentre a livello di settore giovanile arrivano da, insomma, comunque da una buona stagione e stanno anche loro, come voi a Castello, comunque ottenendo dei risultati importanti. Adesso c'è un po', diciamo così, di attenzione, di attesa, di capire come sarà la prima squadra, perché non c'è niente da nascondere, insomma il budget è stato un po' ridotto. Ad esempio ha salutato Giuliano, che è attaccante cresciuto nel Como, che è andato a Nibion comunque in Serie D. Adesso si sta facendo una squadra giovane che probabilmente, presumibilmente, punterà alla salvezza. Però bene il settore giovanile, sei d'accordo? Ma certo, hanno lavorato bene in questi ultimi due anni, penso che abbiano messo una competenza sicuramente all'interno del gruppo dirigenziale, ma poi soprattutto hanno lavorato bene nelle scelte dei giocatori, sono stati anche lungimiranti far rientrare una parte di giocatori che erano in una società prima non segna, queste collaborazioni, quindi sono riusciti a rafforzare le rose e a competere a livello provinciale in maniera interessante, tanto che non sono riusciti a vincere e guadagnare i titoli regionali, quindi il prossimo anno. Sì, anche loro, perché appunto non abbiamo tantissime società, c'è Castello, c'è Mariano, ecco, diciamo, Masliani, Lorenzo Masliani, assolutamente. Sì, però c'è da dire che rispetto a anni fa il sistema del calcio giovanile è andato indietro tantissimo, tanto che noi non siamo più competitivi come eravamo una volta, ai tempi. No, in altre occasioni ti ho sempre chiesto come mai, perché, qual è la ricetta per ritornare ad essere competitivi, insomma, come squadra, come Visnova ha ceduto dei ragazzi, dei professionisti come Brescia. Io credo che la programmazione sia la prima cosa, la pazienza, quindi investire ovviamente sul settore giovanile è una delle cose più male per ogni società. I frutti non si raccolgono in una singola stagione, bisogna avere pazienza, bisogna lavorare, consolidare e continuare sempre con una. Poi quella stagione che ti va male, però quando tu hai una buona base, poi negli anni hai la continuità, crei la continuità, però è chiaro che bisogna investire tanto sui tecnici, quindi le persone che poi devono formare i ragazzi. Oggi non è facile tirare fuori il giocatore, non è facile trovare il talento, anche perché i talenti ce ne sono sempre di meno. A proposito di giocatori e di talenti, ti chiedo una domanda, perché Cutrone. Ok, Patrick, nel senso, perché tu hai conosciuto, perché insomma hai avuto il piacere e la fortuna anche di allenare all'inizio, sì, della sua carriera, era piccolissimo. Il primo provino l'ha fatto con me e io ricordo che dice il padre, vai, questo diventò calciatore, perché lui aveva 5 anni, giocava col fratellino, era più grande, quindi lui voleva stare insieme al fratello, e quindi i ragazzi avevano 8 anni, quelli che giocavano per provino. 5-8 è tanto la differenza. Sì, quelli faceva la differenza, ne ho visti diciamo tanti ragazzi, ma con queste caratteristiche che poi si è portato avanti nel tempo, ne ho visti pochi. Lui aveva questi 5 anni, lui faceva già la differenza con quelli più grandi, in personalità, in qualità, eccetera, eccetera. E poi lui era uno che diciamo, un carattere, una persona incredibile. Sono dispiaciuto. Infatti, io tu sei tifoso juventino, io sono milanista e sono dispiaciuto perché credevo nella fauna, sono pro romanico. Anche io, posso dirti una cosa, quando giocava
quando ha giocato contro la Juventus quest'anno. Non dire che devi fare il Milan, eh. Non ti fa il Milan, ma anche perché siamo già 2-0. Ah, ecco. Un po' di controllo l'ha accettato. Okay, anche perché ha fatto l'esempio. L'ho seguito tanto e onestamente è un ragazzo meraviglioso. È un'operazione, visto i tifosi come sono rimasti un po' tutti amareggiati a questa scelta. Anche perché mi sembra che stiano cercando un giovane che arriva dalla Francia, quindi insomma. Stiamo investendo, avevano un giovane italiano. Credo che ci siano di quelle dinamiche, quei livelli che non possiamo sapere, conoscere plusvalenze, non plusvalenze. Però è un peccato, perché ci sarebbe stato bene, poi lui secondo me ne ha sofferto, nel senso che anche se non sì, io ho visto delle immagini ieri all'aeroporto che abbiamo tornato da Boston, sono una faccia. Amareggiato, ecco, la parola giusta forse è amareggiato. Però sicuramente io gli avrò tanta buona fortuna. Sicuramente bocca al lupo la sua avventura, va a giocare in Premier League, è una squadra di Wolverhampton che farà anche, se non ricordo male, l'Europa League, quindi è comunque la possibilità di fare il campionato più importante del mondo, quindi gli facciamo davvero un grosso bocca al lupo. Il giovani va valorizzato, i giovani vanno, bisogna crederci, portarli avanti, avere il coraggio di metterli in prima squadra, per cui spero. E poi arriviamo perché qualcuno ne avete preso, qualche giovane. Finiamo l'eccellenza, c'è da dire qualcosa sul Fenerbahçe? Sì, Fenerbahçe dovrebbe firmare oggi altri due calciatori, insomma sta piano piano completando anche Fenerbahçe la rosa, con l'arrivo delle classe 2000 Pozzi da Seregno e di Zampilli attaccante da Castellanzese, a breve dovrebbe esserci anche la presentazione del Fenerbahçe. Mister Ilia, sei un ex Fenerbahçe, insomma è passato degli anni importanti, stai seguendo un po' l'evoluzione, il cambio, diciamo, di obiettivi che la prima squadra ha messo in atto, oppure sei distaccato? No, onestamente ho passato anni importanti di averlo, ma da quegli anni importanti sono passati altri anni. Certo, perché no, quindi no, onestamente non conosco le dinamiche né della società, né di chi è, c'era, di chi c'è, di chi ci sarà, quindi no. Ok, Fenerbahçe si presenterà, dicevamo, appunto mercoledì alle 18:30. Fa la presentazione ufficiale. Questo tra dopo domani, è mercoledì. Passiamo in promozione perché appunto i nostri ospiti oggi sono rappresentanti del Castello Città di Cantù, che ieri si è presentato presso il ristorante della Tonto Nuovo Bosco del Presidente Bettio, non vedrate, lì c'è posto bellissimo, stupendo, so che c'è stato un pranzo non male, succulento come si dice, foto di rito che infatti la regia sta mandando, state vedendo le foto della squadra, dello staff, del gruppo dei nuovi con lo staff, partiamo dal direttore generale. Squadra rinnovata, che squadra è Ferruccio, questo Castello che si appresta per la prima volta nella sua storia ad affrontare un campionato di promozione che insomma inizia a essere un campionato importante a livello regionale? Noi speriamo che sia una buona squadra, anche perché abbiamo dato mandato al nuovo direttore tecnico Sgroi di lavorare, e quindi lui si è impegnato tantissimo per questi due mesi quotidianamente presente al Castello. Ormai si è fatto anche la sua piccola stanzetta, su piccolo faccetto dove lavora, fa tutto, lavora tutto il giorno, insomma, quindi si impegna. Stamattina mi ha visto anche impegnato in altri lavori di manovalanza. È un direttore a tutto fare. Esatto, è entrato nello spirito del Castello, dove dal direttore generale al presidente, che non si vergogna mai qualche volta di prendere una scopa e dare una scopata anche al piazzale, perché il nostro presidente, che tra l'altro vi saluta perché... Che ci ricambiamo. Abbiamo voluto averlo qui insieme a noi. Però per motivi di lavoro è all'estero. Ovviamente, ma spesso in Germania magari va a comprarci un più giocatore. Da... o un tedesco, insomma, un tedesco. Però vabbè, niente, quindi complimenti anche a Sgroi, che è entrato nella mentalità giusta. E, beh, insomma, lui ha il compito di scegliere i giocatori, di andare a cercare i giovani importanti. Poi c'è un'ottima collaborazione ovviamente con il mister, quindi... La squadra fanno loro li presentano i profili e io dico speriamo bene, cioè certo, se non li conosco personalmente, anche perché non è giocato nel Comasco, quindi... sì, gente, infatti adesso volevo chiedere un po' al mister, che magari conosce di più, perché allora portieri Rote Galimberti, difensori Pacifico, questo è sicuramente un bel colpo, Cantoni, Spano, Caspani, Mariani, centrocampisti Romano, che arriva dall'Ardita, giusto, Scaccabarozzi, Marco, okay, fratello di Andrea che è andato alla Rodense, Raviotta, Schinetti, Mangeruca, Lo Iacono, Bernasconi, che è un giovane molto interessante che arriva da Villa Guardia. Sì, sì, esatto. Questo è il 2002 che ho voluto io tutti i costi. Sì, sì, so, infatti ne avevamo già parlato. Pane, e poi in attacco, insomma, sembra insomma, un attacco importante. Fioroni, non ha bisogno di presentazione. Parravicini, che arriva dall'Alcione, se non sbaglio, giusto. Valle, Peloso e Mirighi, che è un ragazzo che ha avuto l'anno scorso nella... Allora, parlami un po' della tua nuova squadra, insomma. Il direttore ha fatto un ottimo lavoro, è riuscito ad integrare dei giocatori non facili da portare in questa categoria. Quindi, di sicuro,
dei giocatori importanti messi a disposizione ci sono, la maggior parte direi. Ora da qui, dai singoli, state dai singoli bisogna fare la squadra. Esatto. Di tempo non ne abbiamo moltissimo, iniziamo a 16. Sì, diciamo la prima è la prima ufficiale del 25 Coppa Italia, poi uscirà, non si sa se giocheremo o no. Andiamo giovedì che sapremo, infatti. Parleremo, però il tempo non è molto, ma prima di trovare giocatori importanti, io e il direttore siamo stati d'accordo nel trovare i ragazzi, gli uomini importanti. Le persone, così diciamo, che comunque che potessero un giocatore che immagino dal seguito alle tu conosci idee. Tutti o no? Magari qualcuno anche solo perché ci hai giocato. Allora, io però molti di questi li ho già allenati, chi non ho allenato conosco perché ci ho giocato contro. Quindi conosci la maggior anche parte dei casi, sì. Beh, parliamo di giocatori che hanno fatto categorie superiori per molti anni, addirittura qualcuno di questi ha fatto anche professionista. Sì, una formazione abbastanza giovane, anzi giovane direi. Beh, sì, ce ne sono stati avvenuti. Giovane però che ha esperienza, sì, però che ha esperienza. Poi comunque dietro in caso di necessità c'è il supporto di una juniores regionale importante, allenata da Gigi Berretta, insomma, che sicuramente potrebbe essere anche d'aiuto nel corso della stagione lunga, può succedere di tutto, per carità, è importante avere fondamentalmente. Come noi per loro. Ah, certo, sì. Perché c'hai anche tu dei ragazzi che... Deve essere comunque sicuramente uno dei doveri, no? La prima squadra, organizzare i giovani che devono essere giovani. Infatti, un movimento come di grosso come il nostro deve avere naturalmente una possibilità di sbocco verso una prima squadra. Quindi ci devono essere degli allenatori e uno staff tecnico che crede anche nell'osare, che magari mettere in campo giovani. Lui nella sua storia lo ha dimostrato, ecco perché anche la sua scelta è stata anche. Sul modo di gioco tra prima squadra e juniore, se è importante che si adotti lo stesso oppure no? Sai che ci sono delle filosofie, la cantiera del Barcellona, ci sono, un po' crescono già da piccoli giocando. Ci sono, ma quelle sono delle situazioni a sé, certo. Qui no, non è importante, non è neanche fattibile. Perché è per essere. Bisogna collaborare. Sì, bisogna collaborare, dopo. Nell'essere già il fatto di non avere tutto il tempo a disposizione fa diventare difficile una situazione del genere nella coordinazione già solo di un modulo di gara sia per la prima che per la juniores. È troppo complicato. Chiaro. Dopo parliamo del girone. Prima però volevo chiedere appunto a Ferruccio fare un punto un po' sul progetto Città di Cantù, che ormai è stato presentato qualche mese fa e adesso con l'arrivo dell'estate e l'inizio della nuova stagione è diventato realtà. Come va un primo, diciamo, mini bilancio, insomma, anche per quanto riguarda poi l'impiego delle strutture, ti chiedo perché anche i nostri utenti ci hanno scritto vogliono sapere del campo di via Milano che è rimasto fermo la scorsa stagione. Raccontaci un po', Ferri, Città di Cantù. Il progetto Città di Cantù è un sogno, no? Che sicuramente qualcuno ce l'ha provato prima. Però qualcuno ha preso anche l'esempio in provincia, faccio l'esempio a Dolgiate, dove si stanno portando avanti un discorso. Sì. Beh, penso che non può fare altro che farmi piacere, perché l'idea, io l'ho avuta 5 anni fa quando sono arrivato a Cantù, io per un anno avevo fatto un po' un osservatore della realtà cantonina prima di mettermi in questo nuovo progetto e avevo notato che una delle cose principali era quella di riuscire a unire una città come Cantù per creare un progetto importante, un progetto tecnico, quindi non si parla di fusione, come ben sapete, è una collaborazione. È un contenitore che ha ovviamente una filosofia e un progetto, quindi far crescere i giovani attraverso lo sport. In questo momento parla solo di calcio, perché le tre realtà che mi sono state coinvolte per aprire questo progetto sono il Castello, San Paolo e San Michele, quindi le tre città storiche. Però questo contenitore è aperto anche a tutti gli altri sport, quindi se altre realtà, ovviamente l'atletica, piuttosto che la pallavolo, la voglia di condividere insieme a noi questo lavoro può sicuramente. Classico esempio con il quale si può dire che l'unione fa la forza. Assolutamente deve essere così. Io faccio sempre l'esempio, no? Noi abbiamo fatto un marchio, l'abbiamo costruito con degli esperti di marketing, abbiamo unito i tre campanili, un campanile unico che tra l'altro è una copia appunto del progetto, del testo, diciamo appunto che era il campanile, quale... tra l'altro simbolo di Cantù c'è il famoso mito che si chiama coda di rondine, che è questa cosa inventata dai falegnami, ovviamente Canturini, a suo tempo, simbolo della permanente,
che significa qualcosa che non si divide mai, no? Quindi l'idea è costruiamo, uniamo i campanili, facciamo diventare le risorse umane, economiche e gli impianti sportivi. Com'è la situazione campi adesso? Allora, situazione campi in questo momento, perché paradossalmente in Italia, in Lombardia, no? Nelle grandi città è quasi sempre un problema, no? La disponibilità dei campi, a differenza dei piccoli comuni, dove piccolo comune 2000 abitanti sono avere due campi per poter fare attività. Adesso a Cantù ce ne sono, dicendo, di sì, la cosa semplice per, anche per l'amministrazione, che tra poco mandirà i bandi per l'assunzione dei campi, perché siamo tutti, diciamo, in proroga, è che le tre componenti principali, o meglio due di queste componenti principali della presenza città di Cantù, gestiscono già dei campi, quindi noi Toto Caimi e Papa Giovanni. Poi c'è un'altra realtà che era a Milano, che è stata chiusa per ristrutturazione, cioè diciamo, il primo lotto è stato abbastanza completato. Quindi e stanno lavorando, puoi darci quelle due? Assolutamente sì, le illuminazioni sono nuove, sono le nuove illuminazioni a LED, il campo è stato sistemato con il nuovo impianto di irrigazione, quindi sono stati fatti già dei tanti lavori e tanti altri dovranno essere fatti. In questo momento il campo di Milano sarà disponibile da settembre, così ci ha detto l'amministrazione, ma abbiamo fatto richiesta per poterlo gestire in attesa di assegnazione di banco. Uno spazio importante, presumo. Perché per noi è importante e per pubblica utilità credo che l'amministrazione abbia interesse a, così, a metterlo a disposizione. In questo campo, oltre alle squadre di città di Cantù, si allenano anche le ragazze del progetto del calcio del Como femminile. Femminile, sì. Quindi daremo degli spazi anche loro, così come a San Michele, comunque alle società cantonine, che avranno necessità di avere degli spazi, quindi cercheremo di dividerci da buoni amici, ovviamente, in questo progetto tutti gli spazi che l'amministrazione dovrà metterci a disposizione. Per questo stiamo pensando a creare un consorzio che sarà un po' il gestore dei 4-5 cittadini, quindi questa è un po' l'idea. E parteciperemo con un consorzio appunto ai bandi per la selezione di tutte le quattro campi. Che sono in arrivo a breve? Gennaio per i prossimi mesi. Gennaio 2020. Bene. Andiamo, no, volevo chiedere una cosa, la prima squadra del Castello giocherà al Toto Caimi? O? Allora, stiamo valutando nell'ottica di questo progetto che abbiamo in mano di far giocare le prime squadre in via Giovanni, quindi lo stadio, il campo che ha la tribuna più grossa, che ha il campo in erba, eccetera. Tra l'altro stiamo facendo anche loro un intervento importante per rifare il fondo del campo, quindi per mettere a disposizione delle squadre un campo per giocare sia con il Castello che il Cantù, diciamo, alternati, e poi far giocare qualche squadra da giovani, mentre le juniores l'idea di farle giocare è la Toto Caimi. Sono ancora cose di venire. Però l'idea il mese prossimo lo sapremo. Poi quando col tempo riusciremo a risistemare i sintetici e risistemare un po' tutte le strutture, riqualificandole al massimo, e questo è un po' l'intento del consorzio, poi dopo si vedrà se sarà il caso di far giocare una squadra piuttosto che l'altra. E comunque il progetto è partito, sta andando, insomma, sì. È partito bene quello che emerge, sentendo anche le altre componenti che sono nati soprattutto i presupposti che auspicavo, quindi la collaborazione massima, la fiducia massima e l'obiettivo quello dei giovani, quindi cresce tutti i giovani. I settori giovani stanno lavorando insieme, stiamo costruendo, iscriveremo 45 squadre. Dai piccolissimi, dai piccolissimi, dei bambini che faranno psicomotricità a 4-5 anni, quindi diciamo un grosso lavoro dietro, è uno staff importante di allenatori. È una bella macchina anche a livello organizzativo, sì. Effettivamente sì, c'è Cesare Marco che è un po' il coordinatore proprio di questo del settore giovanile, e poi tutti quanti stiamo lavorando, quindi Cesare è stato spostato dalla prima squadra al settore giovanile, che tra l'altro lui aveva già anche gestito in società professionistiche. Cesare aveva cominciato con me qui ad Albare, prima squadra al 11, avevo dato io la fiducia di fare guidare una squadra da un ragazzino, e poi la mia scommessa di Cesare è stata quella di dargli anche la prima squadra con cui te l'ha portata in promozione. L'importante è che tutti facciano bene il loro lavoro e imparino a portare avanti i propri obiettivi. Ci vuole il tempo, no? E la pazienza. Esatto, per ottenere poi arrivare ai risultati. A proposito dei risultati, cioè, la domanda che devo fare la faccio a tutti, insomma, quali sono gli obiettivi, Claudio, della stagione? È vero che è una squadra nuova, devi vedere tutto, però sicuramente dai nomi e conoscendo Fabio Sroi come lavora, insomma, la squadra che può sicuramente recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di promozione, al di là del girone in cui finirete, che deve, ti stuzzico. Sì, ma non ci sono problemi, noi dobbiamo lavorare per quello.
Questo è chiaro, diciamo. Noi dobbiamo lavorare per vincere tutte le partite, non credo di essere un pazzo io, tanto meno i miei giocatori, che lavoriamo per non vincere la partita. No, se poi l'anno scorso nel girone B di promozione, se nel girone di ritorno c'era il Bisnova che volava e quelle dietro che giocavano facevano la ciapanò, come si dice, no? No, questo è chiaro, giocare per vincere sempre, quindi, no, però comunque ho visto tante squadre con tanti nomi non raggiungere obiettivi, certo. Ho visto tante squadre che non avevano dei nomi e raggiungere obiettivi importanti, quindi vogliamo basso, profilo basso, lavoriamo, che è la cosa più importante, e perseguiamo una vittoria alla volta. Comunque giocare, insomma, l'hai detto chiaro, giochiamo per vincere. Sembra ovvio, no, ma giochiamo per vincere una partita alla volta. Perfetto, chiaro, guarda come sghignazza il tuo. No, mi viene da dire, ieri mi è piaciuta, perché il mio presidente quando abbiamo fatto l'intervista gli ho detto l'importante è vincere almeno la metà delle partite. Invece il mister mi dà ancora più carica e dice no, lasciamone una alla volta, lo diciamo. Bene. Senti Luca, facciamo un passaggio su prima, seconda. Vediamo che in promozione l'acquisto dell'Arcedasco di Nicola Colombo, aggiunto la pedina, pista sì. Ex Lecco che viene da un anno di infortunio, quindi un altro acquisto, tra l'altro un giocatore di Erba, quindi conosco bene Nicola Colombo. Sì, rientra dopo un infortunio. E in prima categoria invece c'è stata la presentazione dell'Ardita, innanzitutto, che ha presentato tra l'altro il nuovo allenatore, perché stava cercando un allenatore da affiancare a Marco Ripamonti. Sarà Italo Tosato che si era dimesso dalla Libertas di recente, quindi ci sarà questa cosa. Ah, è lui, ok. Tosato, sì, così fa molti. Un saluto, visto che fa DJ con me alla radio, quindi... È bravo, è la storia di Radio Studio Rio, quindi è uno degli attuali fautori di questo ritorno. Sì, ogni tanto mi vedo quando fate le dirette. Ci vediamo ancora a distanza di anni, vediamo un telefono. E l'Ardita, tra l'altro, ha preso anche chiuso la rosa con il difensore dell'Inter, Marco Casartelli, un giovane che arriva in prestito, dovrebbe aver concluso così la rosa, mentre invece domani sera ci sarà la presentazione sia del Monnexegna, che è un'altra società che sta cambiando molto, soprattutto a livello societario, che di una delle formazioni favorite della prima categoria, che è l'Omazzo. È stata lo scorso anno una delle rivali, quella che ha perso il Castello alla finale del girone, e che sicuramente sarà una delle favorite del prossimo campionato. Bene, del Cantù ci sono dei... Ma del Cantù no, in realtà la squadra è fatta, la presentazione, diciamo che verrà fatta all'inizio della presentazione della preparazione. Ed è, posso chiederti un parere sul Cantù, nel senso, hai visto qualcosa, è una buona squadra, giusto? Beh, direi che è quasi tutta confermata qua dell'anno scorso, più il ritorno di Pappalardo e di Marco Molteni, e forse la dimostra del portiere Lucca, quindi direi che insomma, qualche ritorno, qualche... è una squadra amichevole in famiglia, diciamo così. Sì, perché bene. L'obiettivo è proprio questo, no? Noi abbiamo questo schema Z, no? Dove in questo momento il Castello esprime gli allievi regionali, poi si passa facendo l'allievo successivo alla Juniores Regionale B come Cantù, la Juniores Regionale A come Castello, poi si passa a una squadra giovane, quindi i nostri juniori hanno la possibilità di continuare il loro percorso in una squadra che possa fare seconda con ambizioni di prima categoria, e poi ovviamente in una promozione, quindi a Z si arriva anche l'anno dopo, si cerca di ribaltare, se con il gruppo dei 2002, che sono quasi completamente tutti i ragazzi del Castello lo scorso anno, si riesce a salire di categoria, vuol dire che il progetto Città di Cantù esprimerà due diverse regionali acqua, questo è l'obiettivo generale. Certo. Così come nel settore giovanile, l'obiettivo in due o tre anni forse, no, se andrà tutto bene, è portare a Cantù, con sia il Castello che il Cantù San Paolo, tutte le categorie regionali di Reggio Messa, quindi quello che stiamo lavorando sotto è proprio questo. È quello, chiaro. Prego Luca. Tra l'altro, a proposito di gironi che sono in arrivo, sicuramente come c'è curiosità per conoscere i gironi di recente promozione, c'è grande curiosità anche sul Saron, sulle avanzate di prima, ma anche direi che anche in seconda categoria, una squadra come il Cantù, così come altre, che potrebbero essere tra i favoriti, c'è molta curiosità a capire se vanno messe in girone H, ce ne sono diverse, Cantù, ma anche lo stesso Cassina Rizzardi, Andratese, che potrebbero, insomma, ci potrebbe essere un grande interesse per capire quale dei due gironi verranno messe, perché sono tra le favorite. Certo. A proposito di Andratese, è arrivato un colpo anche in attacco per Andratese, quello di Mauro Canino, che ha di fatto completato un veterano, un'altra squadra che è stata favorita sicuramente. Il suo contributo. No, infine, per la terza possiamo segnalare un'altra novità, quella del Pinago, che ha presentato ufficialmente la sua rosa, una rosa con tantissimi giocatori, diciamo, poco conosciuti, comunque giovani. Binago o Binaghese? Binago. Si chiama Binago, l'allenatore sarà Saccomanno, la squadra si è presentata sabato a Valmorea e il presidente si chiama Sebastiano Scifo. Ci sono pochi giocatori conosciuti, diciamo così, presumo che sia una rosa giovane, insomma, che al primo anno che gioca insieme.
Andremo poi a sentire. Siamo abbastanza contenti anche perché siamo riusciti a dare tanti dei nostri giocatori, con parte ovviamente del nostro parco giocatori, a tante società, quindi abbiamo dato una mano grossa a Milan Guardia, dove c'era Guerriero, che è stato uno dei miei giocatori. Sì, fa parte dello staff, ma che è in viaggio di nozze, giusto? Se scusate, sì, facciamo gli auguri con quell'occasione, perché dopo l'ho visto sui social. Da lei quattro ragazzi e altri due che avevamo lasciato. Arancio Borghetto, poi c'era anche? C'è cioè, Iannello e Russo, okay, che è un difensivo, però di Rosa e abbiamo... Punto, dai, questo. Abbiamo aiutato anche Montesolaro, piuttosto che la società di Cine. Montesolaro, il tuo amico Alessandro Brenna, infatti mi sono fatto i complimenti. Anzi, no, commentare simpaticamente nel video nell'intervista che ha fatto Luca, la camicia di Ale Brenna, l'hai apprezzata. Assolutamente. Vabbè, con Ale, Ale ha cominciato a dire, quando sono arrivato dal Bate nel settore giovanile, mi parlavo in prima squadra, naturalmente io la prima squadra non l'ho mai vista, sempre sostenuta dando giocatori che non si occupavano altro e non era il mio ambito, e quindi lui mi ha aiutato a entrare in nelle dinamiche delle prime squadre che io non conoscevo, soprattutto non mi facevano impazzire, ecco. Però adesso dai che ci sei, c'è una squadra in promozione, secondo me un po' la colina dopo. No, ma si impara anche a gestire situazioni, anche a prendersi delle responsabilità, anche agire. Perché chi ha il mio ruolo sicuramente deve prendersi le responsabilità e fare le azioni. Certo. Stavo dicendo una cosa importante, sì. Il progetto Città di Cantù ha anche come impegno futuro quello poi di sostituire, diciamo, produciamo una parola brutta, però abbiamo tanti ragazzi che poi escono negli Unions, quindi per esempio quest'anno forse non lo sapete, ma stiamo lavorando e stiamo collaborando molto bene con Figino. Figino aveva grosse difficoltà nella fare la squadra juniores e noi gli abbiamo dato un blocco intero di ragazzi con tanto di allenatore a giocare a Figino, quindi abbiamo aiutato il Figino. Anche le società le metro. Assolutamente, sì, questo deve essere un dovere, secondo me, la società più grossa del Cantonino, che poi va ad aiutare a sostenere le realtà intorno. Sempre si creano queste sinergie, si creano ovviamente queste collaborazioni, perché è proprio un dovere di chi, tra virgolette, sta facendo un progetto più grosso, sostenere anche il giocatore, creare amicizie, creare rapporti di interscambio. Sì, sì, perché poi ne traggono beneficio tutti. Assolutamente, dal punto di vista. Perché il progetto è calcio. Tante volte il calcio di campagna che non hanno più senso. L'obiettivo è sempre il bene dei ragazzi, che siano giovani, che siano grandi, cioè nel senso che un ragazzo della juniores, purtroppo per le dinamiche che ci sono federali, quando finisce il percorso della juniores, un 99 esce, no? Scorso anno, e o trova la prima squadra, quindi capavo, se no non gioca. Un 2000 quest'anno siamo diventati pazzi a piazzare tutti i nostri ragazzi per dargli la propria aiuto a giocare. Quindi ogni anno si ripete questa situazione, poi con due società con la collaborazione ne mandiamo fuori tanti, quindi cerchiamo di piazzare in società che abbiano la stessa filosofia, lo stesso interesse per i giovani. E bene, non si sta lavorando bene. Bene, con il direttore che è il nuovo che gestisce sul nuovo ricampo, sportivo, che in questo momento si sta mettendo l'anima. Bene. Allora, siamo quasi in chiusura, dobbiamo ricordare appunto che lunedì nel pomeriggio, diciamo come da prassi, saranno resi noti giovedì 1 agosto i gironi in allegato con il nuovo comunicato regionale ufficiale. E c'è attesa un po' soprattutto per promozione e per prima categoria, ma anche poi per la seconda. In che girone finirà il Castello? A o B? Vi siete fatto un'idea? So che non avete fatto richieste, nel senso giustamente presumo che anche voi, diciamo, con chi dobbiamo giocare, giochiamo. Noi attraverso il direttore... Avete preferenze, non preferenze? Cosa dobbiamo fare di quello che viene? Non ci sono preferenze. Noi pensiamo al nostro, poi è vero che guardando sia da una parte che dall'altra sicuramente ci sono in entrambi i gironi delle squadre che ho potuto vedere. Guardando un po' come il mercato, facciamo qualche nome di squadra ben attrezzata, ma appunto con i nomi di mercato. Sicuramente il Mida è una squadra attrezzatissima, direi attrezzata per una categoria superiore, visto i nomi. Ci sono dalla Cellasco, credo sia una squadra attrezzata ora. Non conosco bene tutto e tutte le dinamiche, ma credo che una società come l'Arcellasco, della storia che ha l'Arcellasco, punterà a fare un campionato diverso, come sempre ha fatto in promozione, puntando a ritornare in eccellenza. Ci saranno sicuramente le squadre del milanese, tipo Lissone, mi viene in mente Luciano Manara. Sì, le Lecchesi, c'è la Manara, è andato a Baterusso, esatto, ad allenare. C'è giocatore che ho avuto Schiavano, ex pallone d'oro Lariano, sì, seguito il mister. Sicuramente Gavirate. Tu conosci un po' il girone, diciamo quello A.
Sì, conosco Pulazzo, perché io quando ero con Mr. Pappis la promozione l'ho fatta più di un anno, vincendola anche più di un anno. Quindi conosco le realtà e conosco le squadre. Ora, rispetto a quegli anni, i giocatori sono cambiati, ce ne sono altri, ma bene o male le società sono quelle. Gavirate conosco l'allenatore, so che hanno fatto, ho visto che hanno comprato, so che hanno fatto una squadra attrezzata, ma anche la stessa base, la base ha fatto una squadra anche attrezzata già, aveva dei buonissimi giocatori, ha implementato la rosa. Secondo me sia da una parte che dall'altra sì, saranno due gironi belli. La promozione secondo me sì, di buon livello, insomma le squadre si sono molto attrezzate bene. Ho la questa impressione. Sì, la promozione secondo me ha alzato un attimino il tasso di qualità. Pensiamo, resta che aspettare, aspettiamo, ce la giocheremo con chi sarà. E anche il premuto di qualificazione di coppa. E solitamente Coppa Italia di promozione sono a gironi, sono a tre no? Giusto, quindi capite sì. Se giocherete subito primo turno, infatti la stagione si apre ufficialmente domenica 25 agosto con le prime gare del primo turno di qualificazione di Coppa Italia di eccellenza e promozione, poi la settimana seguente ci saranno in campo anche prima e seconda categoria. Stiamo a vedere, siamo in chiusura. È finita la stagione lunga, finalmente possiamo andare in vacanza. Vi ricordo che sulla provincia di lunedì 5 agosto troverete l'ultima doppia pagina col tabellone con tutti gli ultimi aggiornamenti e tutti gli ultimi articoli legati al calciomercato. Poi andiamo in vacanza, ci rivediamo anche alla riapertura del comitato regionale che renderà noti i calendari e inizieremo la nuova stagione appunto da domenica 25 agosto. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui, ce l'abbiamo fatta, ci ritroviamo da un mese, fare finalmente presentazione, bene? Davvero un in bocca al lupo al Castello che si appresta al suo primo campionato di promozione della storia, quindi immagino, presidente, è gasato, è carico. Infatti avrei piacere, poi lo sentirò. Io perché io è veramente il valore aggiunto di questa società, perché lui è quello che ci dà la carica sempre, anche in momenti di difficoltà, lui è sempre con la sua calma, la sua lungimiranza che gli ha permesso di essere quello che è, e per noi è un riferimento importante che ci sostiene, soprattutto per me che ho un confronto quotidiano con le cose. Quindi. Bene, dai, allora ringrazio Ferruccio Della Valle, direttore generale del Castello Città di Cantù, mister Claudio Pilia, nuovo allenatore appunto del Castello Città di Cantù. Ringrazio anche Fabio Sgroi che ha collaborato per avere i nostri ospiti in questa ultima puntata di Barlario Sport, Luca Binda, la regia di Luca Ferrara, che è anche tutti te, gli allenati tutti. Non ci permette tanti, anche bravi. Anche bravi. Barlario Sport finisce qua, vi facciamo davvero gli auguri di buone vacanze. Andrai in vacanza? Sì. Anche tu adesso forse parlo. E ci rivediamo a settembre con una nuova stagione di Barlario Sport dove non mancheranno sicuramente le novità. Grazie a tutti davvero, siete stati tantissimi a seguirci, siamo, i numeri sono in crescita, le società so che apprezzano, che regaliamo, insomma, creiamo questo spazio per confronti, per dibattiti e tutto, quindi grazie anche a voi. Ci vediamo a settembre. Buona vacanza! Grazie a tutti. Grazie, buona vacanza a tutti.